Buongiorno. Vedo che ci siete ancora in qualche numero, quindi tutto sommato la lezione dell'altra volta non vi ha terrorizzato. Allora, adesso vediamo che cosa riusciamo a fare con quella di questa volta. Ma che sta a fare in macchina che diluvia fuori? Va bene. Ok, buongiorno a tutti. Allora, Buongiorno. cosa facciamo? Aspettiamo ancora qualche minuto? Vabbè, Giulio si perderà all'inizio, poi se lo guarda sulla registrazione. Maestro, non ho ancora fatto le presentazioni generali. Chi sono i miei colleghi? Lo sai che il punto è che molti dei tuoi colleghi sono gli studenti che si sono iscritti a Rieti e mi dispiace dire che non li conosco, cioè si sono già presentati, però loro adesso non sanno che io la mia memoria ci metto anni e anni per imparare i vari nomi, eccetera, eccetera. Quindi, se si vogliono ripresentare, tutti quanti, forse così man mano cercherò di fissare nomi, volti, eccetera, eccetera. Per cui, beh, tu, gli altri li conosci. Leonardo è del primo anno, Gabriela è una tua vicina di casa, beh, insomma, diciamo su via Sette Venevalo, Gabriele e Francesco sono del secondo anno, Sheila è del primo anno, e poi vi prego di presentarvi, perché così. Ah, tra l'altro, mi sono dimenticato di una cosa. Se mi scrivete sulla chat, le vostre email, vi mettiamo anche dentro Slack. Noi usiamo Slack come gruppo di lavoro per parlare, per chiedere cose ai docenti, per parlare tra di voi, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, perché non. Cioè, sarei felicissimo di accogliervi anche lì in maniera da poter parlare. Vi prego, studenti di Rieti, di presentarvi di nuovo, scusatemi, poi mi. Piacere, Mauro Di Giovanni, primo anno musica elettronica di Rieti. Ok, magnifico. Poi chi abbiamo ancora? Piacere a tutti, sono Lorenzo Ceccarelli, anch'io al primo anno di musica elettronica a Rieti. Ok. Salve a tutti, io sono Leonardo Sabba, anch'io primo anno musica elettronica a Rieti. E poi c'è quella che vediamo come I, che suppongo che sia Ilaria, vero? Sì. Però non c'è, va bene, c'è solo la I. Però credo sia anche lei una nostra vicina, maestro, perché se ho avuto modo Ah, di conoscerla. sì. Sì, è È vero, è anche vero. lei L'avevo notato un'esperienza. all'esame di ammissione. È una la dispolenze doc. Sì, l'ho avuto modo di conoscerla nel tempo. Se volete, in maniera informale, creiamo una riunione Zoom chiamata Corridoio, così ci conosciamo veramente. Beh, Come magari. per me potete usare anche questo Jitsi qua. Diciamo che è chiuso solo perché non vorrei che arrivassero bande di filosofi moldavi che È si tutto collega. coerente, è come l'aula 1. L'aula 1 di solito è chiusa e noi sappiamo dove sono le chiavi, in caso. Ecco, sì. Bene. Ricostruiamo il quadro virtuale.
Bene, mi fa molto piacere se lo fate. Allora, sono molto Anche contento di... perché, aggiungo, abbiamo delle tradizioni nella nostra scuola, per esempio l'introduzione che Luca ha richiesto è un qualcosa che noi facciamo con brani musicali il primo giorno in cui i maestri ci incontrano. Sì, purtroppo accade anche questo, sì. Come purtroppo. Dunque, va bene, comunque no, poi no, abbiamo delle altre tradizioni ben più importanti, tipo le pizze e le birre, gli aperitivi e queste cose qua. Ma questo appena potremo riprenderemo queste solide tradizioni. Io mi ricordo una lezione abbastanza magica in cui c'erano state le lauree la mattina e noi eravamo nell'aula 2 con i cocktail a fare lezioni. Non so se Ecco, lei questa vicenda non la lo so. ricorda. Luca, noi in una qualsiasi lezione c'avevamo il pane di Materia d'Alessandro oppure le frappe che portava Davide, quindi è sul Vabbè. quotidiano, guarda. Per noi era Bene. specialmente straordinario. Ragazzi, andiamo avanti che oggi la lezione è ricca di sorprese e cotillon. Dunque. Allora, vorrei cominciare da una domanda. Intanto, voi vi potete immaginare da quello che ho detto l'altra volta che avendo noi a che fare con collezioni di interruttori, a un certo punto c'è stato bisogno di standardizzare molte cose, cioè sapere, delle configurazioni di interruttori significano una certa cosa, altre configurazioni significano un'altra. Per esempio, noi questi interruttori non li vediamo praticamente mai, però per esempio vediamo un sacco di caratteri, lettere, cose, eccetera, eccetera. Voi sapete quali sono gli standard, legati ai caratteri? Perché, sono abbastanza importanti. Ecco, allora, si dice ASCII, con la C dura, e questo è il primo standard che è comparso di conversione tra numeri e lettere, sostanzialmente era uno standard che funzionava a 7 bit, perché per i computer che avevano solo 8 bit e con il bit del segno, era importante comunque coprire tutte le lettere, tutti i numeri, i caratteri dell'alfabeto, la punteggiatura, queste cose qua. Da quello che abbiamo detto l'altra volta, quante lettere possiamo avere con 7 bit? Con 7 bit e cos'era? 2 alla settima. 2 alla settima, e quant'è 2 alla settima? Non ho fatto i Oh, conti. 2 alla 128. settima, 128, quindi da 0 a 127, ok? Allora fate conto che lo 0 non si usa, eccetera, eccetera. Ci sono una codifica, vediamo se ce l'ho qua sotto mano. Buon pomeriggio maestro, volevo chiederle se sta registrando. Sì, sto registrando. Allora, sì, io non ve lo chiedo. Non ve lo chiedo se mi date il permesso di registrare. Poi, se qualcuno non vuole essere registrato, me lo dice. Vediamo
provo a farvi vedere questa cosa. Lo vedete? Vedete questa tavola? Questa qua. Allora, questo è uno dei comandi che si possono fare. Questo si fa così. Se io faccio clear qua, faccio ASCII, lui mi fa la tavola. Questo è il numero decimale, ok? Questo è il numero esadecimale, cioè 16 caratteri, e questi sono i simboli ASCII. Allora, tutti questi sono caratteri, queste prime due colonne sono caratteri di controllo, poi dal 32, il 32 esadecimale non è che gli manca il carattere, è lo spazio. Ok? Il 33 è il punto esclamativo e così via. Poi vedete che dal 48, che è il 30 esadecimale, questo è il 20 esadecimale, dal 48 comincia lo 0, 0 fino al 9, e poi ci stanno altri caratteri di punteggiatura e si va fino al 41, che è la A maiuscola. 40 è la chiocciola, e poi ci stanno. Vedete che le lettere sono sempre, poi, sono sempre una di seguito all'altra e alla fine c'è sempre della robaccia tipo parentesi quadra, eccetera, eccetera, per poi andare al 61, cioè vedete che la A minuscola è praticamente la A maiuscola più 20 esadecimale. E queste sono quelle minuscole, dopodiché si finisce con un altro po' di monnezza e alla fine c'è il carattere delete, che è quello che si manda al computer quando si preme il tasto delete o backspace, e questo fa parte standard ASCII. Lo standard ASCII, da che cosa si capisce che l'hanno fatto gli americani? Dal fatto che non ci sono le lettere accentate. Brava. Non ci sono le lettere accentate. Perché? Perché in inglese non ci sono le lettere accentate. Quindi hanno detto, ma sai che c'è qua? Bastano 7 bit, eccetera, eccetera. Come l'informatica ha cominciato a espandersi, naturalmente c'è stato bisogno di una revisione di questi standard. E sono comparsi gli standard UTF. Boh, no, veramente non è stato così. Prima ci sono stati altri standard, cioè il Latin 1 che aveva già i caratteri accentati. Adesso diciamo che lo standard è l'UTF-8. L'UTF-8 sostanzialmente usa tutti e 8 i bit, quindi ha altri 128 caratteri, che sono in generale tutti gli standard, tutti i caratteri accentati possibili ed immaginabili dei linguaggi, diciamo, indoeuropei, fino allo svedese, eccetera, eccetera. E noi eravamo tutti contenti, mo ci abbiamo i caratteri accentati, va bene, ciao, benissimo, andiamo avanti così. Poi sono arrivati i cinesi, dice, fermi tutti, e noi? Come facciamo? Poi sono arrivati i russi, hanno detto il cirillico, e poi sono arrivati i giapponesi, è il katakana, perché questo lì. E quindi adesso ci stanno UTF-16, UTF-32 e così via, che permettono, però che sono tutti comunque standard in cui si fanno sostanzialmente corrispondere dei numeri ai caratteri. Questa cosa qua, potete capire che ha dei riflessi, per esempio, sulla dimensione dei file. Quando io parlo di un testo ASCII puro, no?
come per esempio la maggior parte dei linguaggi di programmazione, anzi, credo di poter dire l'interità dei linguaggi di programmazione, si basano sullo standard ASCII puro. Questo non significa che non possano contenere delle stringhe con qualsiasi tipo di carattere, ma che il testo del programma, cioè il codice generalmente è in ASCII puro. Questo significa che non potete dare nomi di variabili con gli accenti o cose di questo tipo, cioè non si può fare in un linguaggio di programmazione, perlomeno quelli che sono adesso in voga. Quindi vedete, ci sono questi. Per quanto riguarda la definizione dei caratteri, ci sono delle sovrapposizioni di standard, che significano che, per esempio, appunto, se voi scrivete con un editor di testo ASCII puro, e inserite, adesso ormai le gestiscono tutti, ma inserite per esempio dei caratteri accentati, l'editor di testo passa da un character set all'altro, cioè passa dai 7 bit all'8 bit, e fino a qui va tutto bene. Il problema è quando passa ai 16 bit. Per esempio, Ruby l'ha scritto un giapponese e chiaramente il linguaggio di programmazione Ruby, l'ha scritto un giapponese, e chiaramente gestisce anche l'UTF-16, che è un standard di caratteri che usa 2 byte, cioè 16 bit per ogni carattere, il che significa che sostanzialmente, per esempio, un testo scritto in UTF-16, più o meno, perché poi possono mischiare le cose, raddoppiano, più o meno raddoppia la quantità di spazio di memoria richiesto, capite? Per via di come è fatto lo standard. Ok, questo non è sicuramente, non sono sicuramente i soli standard che esistono. Per esempio, esistono degli standard che riguardano. Aspetta che mi sono perso, degli standard che riguardano la scusate, Salve a tutti. Giulio. chi sei? Ah, Giulio. Esistono degli standard che servono per la definizione dei colori. Come sapete, sullo schermo vi compaiono, avete degli schermi tutti belli colorati con la fotografia del cervino al tramonto, eccetera, eccetera, bla bla bla. Come si fa a fare questa cosa qua? Ve l'ho spiegato l'altra volta. Lo schermo è sostanzialmente una zona di memoria. Quindi una collezione di interruttori che riguardano una matrice di LED, e questa matrice di LED è controllata da una pila di interruttori. Generalmente oggi sono 24 interruttori, quindi vi permettono 16 milioni di colori, ma questi 16 milioni sono organizzati, per esempio, questi 24 interruttori sono organizzati in 3 gruppi di 8. Uno che definisce il rosso, uno che definisce il verde e uno che definisce il blu. E la combinazione di questi, cioè la combinazione. Scusa? No, La trasparenza. la trasparenza è un'altra cosa. La trasparenza è una proprietà dell'immagine, non è una proprietà dello schermo. Non so se mi spiego. Cioè, quando voi fate una cosa trasparente,
è in realtà il vostro window manager che gestisce la trasparenza. Lo schermo non fa quello che dice lo window manager. Poi se volete vi faccio vedere come si fa la trasparenza, ma insomma, questo è Ma il quindi punto. scusi maestro, Prego, prego. Sì, il Latin 1 era un antenato dell'UTF-8, poi c'è stato il Latin 15 quando è comparso il simbolo dell'euro, che è sostanzialmente il Latin 1 col simbolo dell'euro. E così via. Questi standard non sono imperituri e fissi, perché appunto cambiano a seconda delle necessità. L'euro prima non c'era, poi c'era, hanno dovuto fare questo. Invece una curiosità sulla scala dell'evoluzione dei vari, cioè dei vari simboli immessi, si è Sì. mantenuta la coerenza tra la numerazione, per esempio. Sì, cioè. Allora, questo è importante. Allora, avete visto com'è l'ASCII. Adesso voglio vedere se ho anche l'UTF-8. Non me pare. Vediamo se ho qualcosa del genere. Sì. C'è un Perl. No, no, questa è una roba che non c'entra niente. Comunque, l'UTF-8 è come. Aspetta, vediamo se lo troviamo in rete. UTF-8 charset. È come il Latin con in più il bit aggiuntivo. Vediamo se trovo una cosa che funziona bene. Programmare in inglese e in ASCII. Dico bene. Non è che è buona pratica, è che o fai così o se no i programmi non funzionano, cioè non è. Allora, adesso qua ho per esempio l'UTF-8 e ve lo faccio vedere. Ok, adesso questi qui sono, vedete che qui siamo esattamente uguali all'ASCII, no? Questi sono i primi 127 caratteri. Questi sono esattamente uguali all'ASCII, ok? Qua siamo a 127, adesso qua dovete saper contare in esadecimale, ma questa è una cosa che vi è assolutamente chiara, no? A partire dal carattere 120, questo è il tasto delete, ok? A partire dal 127, qua siamo al 128, ok? E vedete che i caratteri UTF-8 a partire da qua diventano di due byte. Questo è il byte di sinistra, questo è il byte di destra. Questo carattere C2 significa passa al charset, al character set UTF-8, questo è proprio il passaggio, e qui ci sono questi altri caratteri, questi sono tutti control character, quindi non ci sono, cioè diciamo non, per il momento non ci interessano, e qui cominciano altri segni, per esempio questo è usato in spagnolo, questo segno qua, con il punto esclamativo rovesciato. E ci sono altri caratteri, vedete, il segno dello yen, il copyright, questa roba qua, e qui ci sono tutti i caratteri accentati. Qua abbiamo altri 128 caratteri da andare. Anzi, no, veramente con l'UTF-8 sto vedendo che hanno fatto ben di più, nel senso che qui questi sono 120, altri 127 caratteri. No, fino a BF, poi c'è 80. Qua hanno cambiato carattere. Questo è C3, il primo byte,
E qui ci sono altri caratteri, sono tutti i caratteri possibili e immaginabili usati nelle varie lingue indoeuropee, fino a questo carattere qua, Y con la umlaut. Dopodiché ci sono i caratteri greci, cioè adesso qua potremmo guardare l'UTF-16. Potete complete character set, dove sta? Vabbè, qua vediamo se c'è qualcosa. Vabbè, qua potete trovarvi tutte le procedure di codifica varie. Insomma, quello che è importante qui è capire diciamo, la necessità naturalmente di standardizzare le cose. Questa cosa qua è passata attraverso varie battaglie. L'IBM aveva fatto un altro tipo di codifica, con i byte messi al contrario, cioè follie varie dell'informatica che si sono propagate per alcuni anni, poi dopo, grazie a Dio, sono morte e hanno lasciato spazio a quelle che sono quelle attualmente in uso. Bene, dell'RGB appunto abbiamo parlato, ci sono vari altri standard, adesso la cosa importante è che sappiate che appunto le combinazioni di numeri attraverso gli standard acquistano altri significati, diventano dei colori piuttosto che dei set di caratteri, eccetera, eccetera. Questo lo fanno attraverso l'elaborazione degli standard. Peraltro diventano note musicali attraverso lo standard MIDI e così via, no? Cioè ci sono tante, voi sapete che nello standard MIDI 60 è il Do centrale, 72 è il Do dell'ottava sopra e così via, e con tutte le note in mezzo. Però, per esempio, appunto, nella musica elettronica e nella musica contemporanea lo standard MIDI non va più bene perché c'è solo il sistema temperato e fare altre note di altro tipo è molto più complicato. Per cui, per esempio, noi utilizziamo un altro standard di comunicazione, ma sugli standard di comunicazione parleremo in seguito. Ora, una cosa che vi voglio chiedere e sulla quale adesso voglio spendere un po' di tempo è la domanda seguente. Voi avete un'idea di che cosa succede quando premete il bottone on sul vostro computer, ammesso che il computer sia spento, morto, messo da parte, eccetera, eccetera. Voi per la prima volta premete il bottone on. Avete un'idea di quello che succede? Di solito. Qualche interruttore, maestro, Sì, come beh. al solito. Da quello che mi ricordo, prima viene inviata l'energia alla madre, poi avviene una specie di test interno, e dopo che il test interno ha avuto successo, c'è Sì, ma l'accensione di Leonardo, un'LED. quando dici avviene una specie di test interno, cioè, cosa succede esattamente? Chi è? Il computer Dio inizia a funzionare. infonde, eh? Miracolo, succede il miracolo, si accende. Viene richiamato un programma che ha il compito di Viene da chi? Chi è che lo richiama? salvato su una memoria. Credo, per intuito, che la CPU vada a leggere sulla memoria un programma che si occupa dell'accensione e quindi poi di verificare le componenti e così via. Per quale Ma motivo la per CPU fa questo quando premiamo il tasto mi hanno detto. qualche motivo, guarda, è meraviglioso. Io quando faccio questa domanda poi è bellissimo perché sembra veramente tof, magico, s'accende, no? E ci mette un casino di tempo per essere magico, cioè Beh, basta la non è corrente. come una lampadina, no? Diciamo che arriva la corrente Va all'inizio. bene, arriva la corrente, riempie tutti i buchi e poi dopo.
Luca gli è rimasta nel microfono la corrente. Sì, È Linux, io ho è sentito Linux, che è colpa di Linux che fa. se bruci le casse di qualsiasi genere siano. No, Vabbè. io sto non sento, cioè voi mi dispiace, non parlo più Ah, no, cioè non un so po' che cosa di ti sto glitch, preoccupando. un po' di glitch non dispiace. Allora, succede questo. Un attimo che prendo Dunque, vediamo un po' se ce l'ho qua, perché se ce l'ho qua uso questa. Maestro, una cosa, la lavagna che ho usato l'altra volta l'ha caricata da qualche parte su qualche repository? Sì, dunque, questo corso qua sta su GitLab. Aspetta, vi metto l'indirizzo. Mo vi metto l'indirizzo di dove sta sul tutto questo seminario starà qua. Quindi lo trovate qui. Adesso condivido questo tab e ragioniamo un attimo su questo. Ok, lo vedete? Questo è il GitLab e oggi vediamo questo. Ok, questo è il solito dito che preme il bottone on. Allora, adesso cosa succede? Succede che la CPU che abbiamo visto l'altra volta che ha... cosa abbiamo detto che era la CPU? Sempre interruttori, sempre un mucchio di interruttori che costituiscono come un banco di memoria, no? Che però è specializzata. Per esempio, c'è un registro, perché la memoria specializzata si chiama registro, che si chiama program counter, che ha l'indirizzo della locazione di memoria dove è dove in questo cioè che è puntato in questo momento dal computer per leggere la prossima istruzione. Ok? Quando si accende, allora tipicamente dico, quando si accende la CPU ha il program counter a zero. Viene azzerata e sta a zero. Il trucco è tutto lì. E qual è l'indirizzo di memoria 0? L'indirizzo di memoria 0 è un indirizzo di una memoria, stavolta non RAM, ma ROM. Poi vediamo ROM che cosa significa. Che contiene, come ha detto Luca, un programmino, e come ha detto anche Leonardo, un programma di diagnostica. Ok? È come uno che prima di uscire di casa se guarda se c'ha le chiavi, se c'ha il portafoglio, se c'ha tutto quello che gli serve. Allora, sta in una memoria ROM per un motivo ben preciso, perché la memoria RAM, come sappiamo, in mancanza di corrente si cancella tutta, no? La memoria ROM è sostanzialmente un set di interruttori che sono stati bruciati in quella posizione, cioè sono sempre quelli. No, ovviamente non si può scrivere dentro una memoria ROM, ma si può leggere. Chiaro? Tranne le pennette, però vabbè, non voglio continuare. No, nelle pennette ci si può scrivere. Ma non sono una ROM. No. Niente, le pennette sono memoria RAM. Le pennette rassomigliano molto più a quello che sta per succedere e che non ho ancora detto, ma allora la CPU
legge questo programma? In che senso legge questo programma? Nello stesso modo che abbiamo detto l'altra volta. Carica un'istruzione, carica gli argomenti di questa istruzione, poi carica il prossimo, cioè esegue un programma. Questo programma è un programma di diagnostica, ok? Non c'è nulla di magico in tutto questo. Se c'è qualcosa che non capite, ditemelo, perché questo è proprio banale, questa cosa qua. Continua a caricare istruzioni, dati, istruzioni, dati, ma sostanzialmente quello che fa questo programma è una semplice verifica di tutte le periferiche. O perlomeno tutte quelle che il computer ritiene di dover verificare per dire va bene, parto, perché delle volte dice no, non parto, mi manca il mouse, mi manca la tastiera, mi manca qualcosa. In realtà di solito appunto la diagnostica passa e cosa succede alla fine della diagnostica? No, il computer è già acceso. Allora, succede questo. Parte un programma che carica il sistema operativo dal Ah, sì, il disco. No, il bootloader, quello che si chiama il bootloader. Il bootloader che cosa fa? Carica, il sistema operativo si trova sul disco e tra l'altro anche lì si trova cioè il bootloader si trova in una zona specifica del disco perché l'indirizzamento a quello stato lì, in quello stato là è estremamente semplificato e poi se volete un giorno entreremo nei dettagli di come funzionano i dischi rigidi, ma tanto per il momento andiamo bene così. Da lì il sistema operativo viene caricato nella RAM e una volta caricato nella RAM la CPU parte a eseguire il sistema operativo. Il sistema operativo a sua volta c'ha tutta una procedura di boot e dopodiché parte. Che cos'è il sistema operativo? A tutti gli effetti. Sono sempre interruttori, sì, ma è un programma. È un programma, quindi è una sequenza di istruzioni con argomenti, istruzioni, argomenti, eccetera, eccetera. Però a sto punto qua cominciamo a giocare seriamente, nel senso che il sistema operativo è il programma che voi incidentalmente non vedete mai, ma è quello che gestisce fa la gestione delle risorse del computer. Il computer c'ha una tastiera, un mouse, delle porte USB, eccetera, eccetera. E voi avete la sensazione, è tutto costruito in maniera che avete la sensazione che tu premi un tasto, vedi comparire sulla tua applicazione la A ed è tutto regolare, ma tutta questa cosa non funzionerebbe mai e poi mai se, per esempio, esistesse soltanto il programma dell'editor di testo che si attacca direttamente alla tastiera e così via. Perché, ok, se poi abbatto l'editor di testo e voglio usare un'altra cosa, improvvisamente devo far ripartire tutto un altro programma. Invece, questo non è così. Esiste un programma che è sottostante, che è quello che parte al boot e che si occupa della gestione di tutte le risorse. Questo programma si chiama il sistema operativo. Il sistema operativo non fa molto altro che questo, cioè gestire le risorse e far partire altri programmi ai quali passa la mano. Non so se mi spiego. Cioè, il sistema operativo
fa partire questi programmi e dà loro la mano. Allora, adesso qua esistono vari tipi di sistemi operativi. Oppure, per esempio, un computer potrebbe benissimo funzionare senza sistema operativo. Prendete una cosa molto semplice, un timer da cucina, oppure una fotocopiatrice, mo, vecchio stampo, una fotocopiatrice che deve solo gestire l'hardware della fotocopiatrice, o per esempio una tastiera musicale, diciamo di quelle semplici, quelle che non devono gestire cose con l'esterno. In realtà lì non c'è un sistema operativo, ok? Perché non serve. Il programma, la CPU del computer che sta dentro la tastiera, che sta dentro il timer, eccetera, eccetera, fa la gestione dell'unica risorsa che c'è, che può essere la tastiera, i tasti, eccetera, eccetera, e produce l'effetto desiderato quando la si opera. E se la guardate con molta semplicità, semplicemente il resto del tempo sta lì a aspettare che succeda qualcosa. Cioè, sta lì, guarda la tastiera, cioè guarda nel senso che passa in rassegna tutti i tasti, dice: è stato premuto un tasto? No, torno dopo. Track, è stato premuto un tasto? Questo si chiama il polling, no? Il loop. La reiterazione del polling. Naturalmente le cose Tipo sono. Prego. come in Arduino, fa questo Arduino, mi sbaglio. Beh, Arduino, per esempio, è un computer molto semplice che gestisce come risorse che cosa c'ha? Le porte. Lui fa il polling delle porte, no? E quando dici Arduino campiona a 200 Hz, vuol dire che c'ha un ciclo di polling che guarda le porte a 200 Hz, cioè ogni 200esimo di secondo. Ok? Il che per la maggior parte delle applicazioni per cui è fatto Arduino funziona bene, no? Permette di fare un sacco di cose, ma non ha un sistema operativo. Come funziona Arduino? Funziona che c'è un programma che sta dentro una macchina ospite, eccetera, eccetera, che scarica dentro Arduino il pezzo di codice necessario a fargli fare quello che abbiamo deciso di fargli fare, no? Dopodiché Arduino piglia e fa quello, punto. Ecco, Arduino è un buon esempio di computer che però non ha sistema operativo. Perché non ce l'ha? Perché non c'ha roba molto complicata da gestire. C'ha quante porte c'ha? 8 porte, 16 porte? Non me lo so io. Dipende dal modello, ci sta quello con tantissime porte, mi pare che sono 16 e quello standard che ne Vabbè, ha ma 6 o 8. 16 porte, cioè, se ce le Ma mangiamo dipende. a colazione, cioè qua i computer di solito andiamo sulle 65.000 porte, voglio dire, Ah, come sì. tipo di Ma cose. infatti per l'applicazione musicale, ora non voglio andare fuori tema, quindi cioè io ancora oggi mi chiedo, noi per le applicazioni musicali a cosa abbiamo accesso per bypassare, cioè per scrivere su qualcosa di diverso da un sistema operativo, cioè su computer diversi. No, ma non c'è bisogno di fare questo. Però, per esempio, non c'è bisogno perché adesso avete computer sufficientemente potenti che possono reggere. Perché naturalmente il sistema operativo ha un carico, cioè ha un carico sulla CPU e sulla memoria della macchina, eccetera, eccetera. Poi dipende da sistema operativo a sistema operativo. Però, indubbiamente, è un carico, però d'altra parte vi permette appunto di gestire un computer tale quale lo conoscete. Cioè adesso stiamo connessi, ci vediamo attraverso le telecamere, parliamo attraverso i microfoni, tutta sta roba passa dal sistema operativo. Cioè se non c'era il sistema operativo stavamo bene.
voglio dire, c'è la rete, c'è questo, c'è quell'altro ancora. Quindi un sistema operativo è utile. Naturalmente, in un caso in cui, per esempio, dobbiamo gestire delle interfacce semplici, che possono anche funzionare in stand alone, per esempio, un Arduino può essere la cosa adatta perché non serve tanta potenza. Voi non avete idea di quanto siano potenti le vostre macchine per poter gestire tutto quello che gestiscono oggi. Allora, parliamo un attimo dunque, entrerei nel merito del sistema operativo. Allora, sistema operativo, aspettate, c'è parecchio da dire. Diciamo che c'è stata una notevole evoluzione dagli anni 60 in poi. Adesso ci sono sostanzialmente, anche se non sono sicuramente i soli, ci sono tre sistemi operativi molto in voga oggi, che sono sono stati fatti in momenti diversi e per motivi diversi. Insomma, quello da cui partirei è Unix, che è un sistema operativo, è il primo sistema operativo che riusciva a implementare effettivamente un time sharing. Adesso parleremo di che cos'è il time sharing, eccetera, eccetera. E perché de era derivato da un. Allora, dovete pensare che a un certo punto le risorse hardware erano estremamente costose, per cui i computer non erano alla portata nemmeno di singoli molto molto ricchi e facoltosi, cioè erano di solito nelle aziende, nelle accademie, nelle università, eccetera, eccetera, ed erano condivisi da tante persone. Come si fa a lavorare in tanti su un solo computer? Beh, lo si può fare avendo tanti terminali, però il problema è che questi terminali devono essere gestiti da un sistema operativo che è in grado di, diciamo, dare la mano, cioè far lavorare tutti insieme contemporaneamente. Quindi l'idea di fare un sistema time sharing risale più o meno agli anni 60. E agli anni 60 c'era stata una sorta di coalizione tra General Electric, mi pare Bull Honeywell, tutte cose che ormai sono passate a miglior vita, e Bell Labs, per fare il sistema operativo time sharing funzionante. Avevano messo insieme le meglio teste dell'orbe terracqueo e avevano creato il sistema Multics. Però questo Multics ci ha messo tanto tempo a funzionare bene. Allora, su questo, siccome ho visto di recente che esiste ancora un ristretto gruppo di multixari che lo difende con le unghie e coi denti, perché poi queste cose diventano delle sorte di come si chiamano, gang di fans che sfasciano le vetrine degli altri. I multixari sono ancora vivi e tra l'altro fanno una buona lotta di demolizione delle leggende, secondo me è un'ottima opera di storia dell'informatica. Però io la leggenda che sapevo è che, insomma, a un certo punto la General Electric si è tirata indietro dal progetto e praticamente il progetto è crollato. E nel crollo, uno
uno di questi ingegneri che era coinvolto, che era Ken Thompson, il quale si era messo sul suo sistema Multics, si era messo un gioco di scacchi che si era scritto lui, e per poter continuare a giocare con questi scacchi si è riscritto un mini sistema Multics, e dato che si chiamava, era piccolo sistema Multics, si è chiamato Unix, l'ha chiamato Unix. Poi sto Unix ha fatto vedere a qualcuno e diceva: ma sai che figo, ma funziona bene, insomma la cosa, per poi l'ha chiesto l'università di Berkeley, poi hanno fatto, insomma, e alla fine è nato lo Unix tale quale lo conosciamo, cioè anzi quello che conosciamo di più è Linux, che è una versione completamente libera di Unix, fatta da uno studente finlandese per la sua tesi di laurea. Vedete, adesso sapete cosa prendere come vostro argomento di tesi di laurea: fare un sistema operativo full-fledged che poi diventa patrimonio dell'umanità. E Linux è sostanzialmente uno Unix System 5, cioè uno Unix versione Bell Labs, ed è quello che in questo momento usa la maggior parte dei server, e alcuni pazzi scatenati usano per le loro cose. Dopo entreremo nei dettagli, descriviamo alcuni altri sistemi. Il macOS X, che è quello che gira sui computer Apple, è in realtà uno Unix anche lui, a tutti gli effetti, soltanto che non è un kernel Linux, è un kernel Mac, però scritto MACH, che è una tipologia diversa di kernel. Adesso entreremo anche un po' nel dettaglio di queste tipologie di kernel. E a fianco a questi sapete benissimo che esiste anche Windows. Windows ha una storia tutta diversa. Aspetti un attimo, maestro, quindi ha detto che il kernel Mac è un derivato di Unix. No, no, kernel Mac è uno Unix. Il kernel Mac è uno Unix che però vabbè, se volete approfondisco al volo, così, nel senso che il kernel Linux, che è un kernel Unix diciamo tradizionale, è quello che si chiama un kernel monolitico, cioè è un kernel dove parte un programma, cioè c'è proprio un programma che tra l'altro si chiama vmlinux e che gira costantemente nella macchina. Questo è diciamo come era stato concepito Unix, ed è come funziona Linux. C'è una lunga il kernel Mac è un kernel, un cosiddetto microkernel, è un piccolissimo programma che gestisce le risorse attraverso degli altri piccoli programmi che partono e si fermano, poi ne parleremo di che cosa sono questi programmi, cosa sono i demoni, che partono e si fermano a seconda della necessità di gestione delle risorse. I microkernel sono molto più leggeri dal punto di vista dell'impatto sulla macchina, però sono molto più complessi da gestire e poi hanno un impatto più robusto su tutti gli aspetti di rete, perché la macchina internamente si configura come un hub di rete, che cioè
tutti questi piccoli demoni si parlano attraverso la rete, che seppure è locale, seppure è dentro la macchina, mette sotto sforzo tutta la parte di gestione della rete. Il kernel Windows invece, almeno fino a Windows 10, perché adesso mi è giunta voce che Windows 10 c'è stato un cambiamento molto radicale all'interno, che come al solito è molto segreto, non si sa niente. Windows deriva invece da un'altra operazione, che era l'operazione che ha lanciato la Microsoft, che era l'operazione del DOS. Il DOS era il Disk Operating System di cui IBM aveva bisogno per lanciare la prima linea di personal computer. Non so se vi ricordate quei cassettoni praticamente che erano i primi personal computer. I DOS era un sistema monotask, perché era concepito per i computer personali, appunto, che non si pensava che dovessero essere multitask. Time sharing è il sinonimo di multitasking, cioè il computer che può fare tante cose alla volta. Il DOS invece era monotask, poteva fare una sola cosa alla volta, solo che poi dopo è dovuto rapidamente evolvere e cambiare. Adesso parleremo del perché, ma ha sempre avuto questa questione di essere legato a una concezione di sistema operativo personale, che non doveva essere condiviso con tante persone, eccetera, eccetera. Mentre invece Unix era nato in questo modo qua, e anche adesso che tutte le macchine sono praticamente personali, comunque mantiene questa concezione qua. Come funziona un sistema operativo time sharing? Lo sapete voi? Ma in teoria non era un monotask che lavorava molto veloce e faceva apparire, cioè io sentivo questa cosa, poi mi sono rimasta, no? Che fosse un monotask che lavorava molto rapidamente su ogni programma e girava, girava e alla fine sembrava che lavorasse in un multitask. Beh, sì, diciamo che è così. Non è... Allora, qual è la questione? Un sistema multitasking semplicemente ha un elenco di programmi che stanno girando. Ok? Poi ve lo faccio vedere. E a questi programmi lui, a richiesta dai programmi, poi capiremo come, concede l'uso di risorse, per esempio accedere, scrivere sul disco, oppure scrivere sulla porta USB, oppure ricevere un tasto dalla tastiera e così via. Questo elenco di programmi, la cosiddetta task list, che cosa contiene? Contiene lo stato della CPU, no? L'ultima volta che la task ha fatto qualcosa. Cioè, praticamente il time sharing ha una serie di task e fa costantemente il giro tra tutte queste task, e non fa altro che prendere lo stato della CPU come era stato lasciato dalla task, metterlo dentro la CPU, cioè scrivere tutti i dati dentro la CPU, far andare la CPU per un tot millisecondi, no? Poi levare, poi risalvare tutto lo stato della CPU
alla fine della cosiddetta time slice, della fetta di tempo dedicata a un certo processo, carica un altro e così via. È chiaro com'è fatto il concetto? Cioè praticamente lui fa una cosa per un certo periodo di tempo, poi salva lo stato della CPU in uscita dal time slice, la salva nella RAM e carica un'altra task, cioè un altro stato della CPU, e manda avanti la CPU, time slice, eccetera eccetera. Ok? Ora, tanto per capirci, se io riprendo un attimo il mio, se io vi faccio vedere questo è tutto quello che sta facendo il mio computer in questo momento, ma e non è che fa particolarmente tante cose. Ora, qua ci sono delle altre cose che, sulle quali vorrei parlare, ma vedete che fa un sacco di cose, ma in realtà non le fa, ok? Ne fa una sola alla volta. Posso provare a farvi vedere. Vedete, questo stato S vuol dire sleeping, e l'unico che sta, lo stato R è il comando che gli ho appena dato, psfax, che mi fa vedere il process status, ok? Questi sono i numeri dei processi, perché io posso ammazzare qualsiasi processo in qualsiasi momento, cioè gli posso dire di muori, tutti gli altri stanno dormendo, questo è l'unico sveglio. Che cos'è? È quello che mi ha stampato questa lista, no? Ok, quindi vedete, il punto è, adesso al di là di tutte le complicazioni delle cose che dice, però il computer qui sta facendo tante cose contemporaneamente, certe cose le fa da tanto tempo. Questo è HTOP, sta girando, ha usato 129 ore di tempo macchina, ma perché il mio computer sta sempre acceso a fare qualcosa, altri ne usano pochi, Slack per esempio ha usato 31 ore e 47 minuti di tempo macchina e così via, va bene? Ora, quindi vedete che questa, cioè è abbastanza impressive quello che riesce a fare un sistema time sharing. Ora, oltre a questo, diciamo, con l'avvento delle interfacce grafiche è comparsa un'altra necessità. Aspettate che mi sono riperso. Allora, avete capito il concetto di task, cioè le task sono appunto programmi completamente diversi, ok? Completamente scollati uno dall'altro, possono essere dei più vari, e appunto vengono gestiti dal sistema operativo semplicemente facendo questo lavoro che vi ho detto prima di task switching, di passaggio da un task all'altro, cioè caricare e scaricare dalla CPU il cosiddetto contesto, cioè che è lo stato della CPU in quel momento, no? Che viene salvato e messo in RAM. Il task switching è piuttosto pesante dal punto di vista del tempo che occorre per farlo e della CPU che occorre, per cui è ovvio che per esempio ci sono delle cose che non si prestano bene al task switching. Per esempio, se io ho un'interfaccia grafica, no? L'interfaccia grafica funziona in un certo modo, per cui per esempio
quando l'interfaccia grafica in questione ha il focus, cioè quindi quando è l'applicazione che effettivamente è attiva, io per esempio posso premere dei bottoni sull'interfaccia grafica mentre sta andando, che ne so, se uso Audacity, c'è l'audio che sta andando, l'interfaccia che per esempio io devo poter premere un bottone e quello si ferma, oppure premo il tasto sulla tastiera e quello si ferma. Quindi ci sono varie cose contemporaneamente e per quelle non si fa il cosiddetto task switching, ma si fa quello che si chiama il threading, con la TH, ve lo scrivo. Quando voi sentite parlare di multithread stiamo parlando di questo tipo di cose qua. Allora, il threading è invece una sorta di multitasking legato ad una task sola, no? La quale può avere, il thread significa filo, può avere vari fili, è come una composizione polifonica in cui le varie voci vanno avanti contemporaneamente. Qual è il problema del multithreading? Il problema del multithreading è l'accesso alle variabili del programma, perché un programma multithreading magari ha delle variabili che sono in comune, per esempio. Se io ho Audacity e premo sul tasto stop, si deve fermare l'ascolto, ma l'ascolto è gestito da un altro thread, il thread che continua ad andare, anche se quello sta comunque sempre a vedere se io muovo il mouse e premo il tasto stop. Quindi quando io premo il tasto stop, il programma deve fare in modo di dire: la variabile del tasto stop adesso è mia, non la tocchi nessuno, e la metto a zero, oppure del tasto run, non so quello che è, e la metto a zero. Dopodiché rilascio il cosiddetto lock e il thread che sta facendo la registrazione va a guardare, trova la variabile a zero e si ferma. Ok? Questo sistema, diciamo, di gestione delle variabili nei programmi multithreading si chiama mutex lock, cioè è il lock di certe porzioni del programma da parte di certi thread. Se il thread, per esempio, sempre di Audacity, che sta facendo girare il programma, va a leggere la variabile che è quella che gestisce il run e la trova loccata, sta lì, aspetta, perché evidentemente qualcuno la sta toccando, eccetera, eccetera. Capite? Quindi, diciamo, esistono questi due livelli di time sharing. Il time sharing è un po' più complicato di così. Perché, per esempio, se io sto usando un programma che deve per esempio scrivere su disco, ok? La scrittura su disco, per quanto voi, ve ne accorgete che è più lenta del resto delle operazioni, però non è così lenta, ma in realtà per un computer è lentissima, cioè il disco generalmente mi risponde sulla scrittura. Quando io cerco di accedere in scrittura al disco, il disco mi risponde dell'ordine di 1-2 millisecondi, che per il computer è un tempo immemorabile. Nel frattempo ci sono vari cicli del computer che andrebbero persi, se non che i sistemi operativi di time sharing intelligente
fanno questo: quando si cerca di accedere attraverso il sistema operativo a una risorsa che è più lenta, allora il sistema operativo manda a dormire quella task, cioè proprio lo mette in stato di sleep e va a fare altro, ok? Quindi i sistemi operativi time sharing anche ottimizzano l'uso delle risorse. Però per poter fare questo, i sistemi operativi time sharing, ma ormai diciamo che sono praticamente tutti time sharing, appunto vi stavo dicendo che l'ultimo Windows, a quanto pare, da quanto si capisce, è un Linux nascosto. Finalmente Microsoft ha avuto la buona idea di rubare un sistema operativo funzionante per far funzionare le proprie macchine. E quindi, che va benissimo, perché così almeno distribuisce un sistema serio. Allora, tutti i sistemi operativi quindi hanno due diverse modalità di utilizzo. Per esempio, già il fatto durante il task switching, cioè il task switching, vi ho detto, consiste nel salvare il contesto della CPU in memoria, eccetera, eccetera. Tutto questo è codice che fa questo lavoro qui. E questa operazione qua, per esempio, è un'operazione che deve essere assolutamente atomica. Atomica si intende questo, che il computer non si può fermare in mezzo mentre sta facendo il salvataggio del contesto, perché altrimenti vi trovate con metà contesto da una parte, metà contesto dall'altra, no? Quindi, per esempio, il computer non può pensare di fare di rispondere, per esempio, a un tasto a cui risponde un interrupt. Non abbiamo spiegato come funzionano gli interrupt, però sostanzialmente il computer può, oltre a avere lo stato normale di funzionamento, per la gestione delle interfacce, per esempio quella della tastiera o di una interfaccia audio che è collegata con l'esterno, eccetera, eccetera, ha dei meccanismi, cioè è possibile interrompere elettricamente l'andatura del computer per dirgli esegui, cioè leggi questo tasto sulla tastiera, perché altrimenti il tasto viene perso. Se io, per esempio, vado rapidamente, il tasto potrebbe essere perso, quindi quel tasto lì deve essere letto e il computer deve interrompere qualsiasi cosa stia facendo, cioè funziona in interrupt, per eseguire un piccolo pezzo di codice che non fa altro che eseguire, che leggere il tasto sulla tastiera. Questo è un esempio di interrupt. Ci sono delle cose, ci sono dei momenti in cui il computer non può interrompere, cioè che sono i momenti in cui il kernel si trova cosiddetto in kernel mode. Il kernel mode è un momento in cui il sistema operativo deve compiere un'operazione atomica, per esempio quella che vi ho detto, salvare il contesto in memoria e sostituire il contesto. Quello non può essere interrotto, per cui il computer ha dei meccanismi di memory management che fanno in modo che non venga interrotto durante il kernel mode. In generale il kernel mode dura molto poco, è giusto così, perché altrimenti il computer non potrebbe mai essere interrotto. E il computer, quando non sta in kernel mode, il sistema operativo passa nel cosiddetto user mode. User mode è invece il modo normale in cui girano tutti i programmi, i quali possono essere interrotti, mandati a dormire, switchati di task e così via. Però, per esempio, quando
un programma deve leggere o deve scrivere da una risorsa, la lettura e la scrittura va in kernel mode, non può essere interrotta perché altrimenti la lettura potrebbe risultare tronca. Quando dico lettura e scrittura sto parlando di singoli byte, eh? Non, cioè, se dovete scrivere un intero disco, un intero file audio su disco, questo avviene attraverso vari momenti di kernel mode, e l'applicazione tra l'altro viene switchata di contesto varie volte e così via. In tutto questo si inserisce il discorso sulle cache, cioè su delle parti di memoria che servono per accelerare per esempio le scritture e le letture. Cioè, invece di stare ad aspettare il disco, io butto dentro una memoria cache e poi la cache ha una sua fase computazionale, cioè un suo computerino interno che scarica la roba sul disco e così via. Ok? Quindi vabbè, qua più o meno abbiamo a volo, molto al volo, abbiamo coperto questo aspetto del sistema operativo. I sistemi operativi naturalmente sono una materia complicata quando fate computer science, generalmente fate 3 anni di sistemi operativi a studiare, a fare, a brigare. Quindi, no, non, però, per quello che ci serve, è importante che sappiate queste cose. Ok, quando il sistema operativo è partito, che succede? Quando sta funzionando il sistema operativo, voi che cosa vedete? Maestro, una domanda, ma che cos'è un kernel? Il kernel è allora, kernel vuol dire nocciolo, ok? È il pezzo di software centrale del sistema operativo. Cioè, è quello che gestisce appunto quello che ho detto fino adesso, il task switching, eccetera, eccetera. Poi, intorno al kernel, allora, facciamo un attimo uno schemino. Ma fate bene a chiedermi queste cose, perché Io a io proposito del kernel ho un'immagine bellissima del mio migliore amico, eravamo più che minorenni, e ebbe un kernel panic che esultò come se fosse la finale dei mondiali del 2006. Cioè, Non lo che so, perché cos'è? ero... Scusami, io che cos'era la finale dei mondiali del 2006? E Non lo vabbè, so. quando l'Italia vinse i mondiali, comunque esultò per questo kernel panic. E Esultò, allora c'è poco da esultare su un kernel panic, cioè è il computer che sta andando a sbattere. esatto, quindi adesso mi sto domandando perché era così emozionato per quella cosa. Forse Per una serie di gliel'ha problemi. indotto, È un'iconografia, o come, era come, statico. scusate? È una serie di immagini televisive fumettistiche che, come nell'Amiga, appariva la scritta Guru Meditation, che praticamente era un kernel panic, e la Sì. parola kernel panic ricorda comunque alcuni film, dei primi film in cui si vedevano ragazzi, diciamo, nel computer o quant'altro, quindi c'è questa immagine un pochettino romanzata di una cosa che invece è un grosso problema, come diceva appunto il maestro, cioè il kernel panic. Però ricordo, cioè, molte persone lo legano a dei film o quant'altro, che tipo dei Jäger o cose del genere, proprio Ah, questo. pensate che questa è una cosa che non ho mai saputo. Io, vabbè, kernel panic, grazie a Dio, in Linux ormai ne succedono molto pochi, ma insomma, quando succedono, in Linux succedono gli oops, che sono appunto dei kernel panic che più o meno lui riesce cioè, vomita, però
però riesce a riprendersi. Kernel Panic si ferma tutto proprio. E poi sì, poi Guru Meditation di solito sono programmi, sono in user mode i Guru Meditation. Per esempio, E poi l'Amiga era soprattutto, mi ricordo, ah l'Amiga, sì, no? era lì. Beh, se Era volete. compatibile al Doom Screen Death di Windows, Sì, che beh, infatti se volete, esiste una cosa che potete trovare online che si chiama il Jargon File. Allora, il Jargon File è un, ve l'ho scritta sul, è un bellissimo dizionario di tutte i modi di dire dei programmatori, eccetera, eccetera, in cui ci sono tutte queste belle cose. Il più bello, la voce più bella del Jargon File è More Magic, no? Perché risale a una leggenda di un computer IBM che aveva un interruttore che era collegato a un filo che non andava da nessuna parte. E sopra c'era scritto Magic e sotto c'era scritto More Magic. E quando stava su Magic il computer funzionava, e quando stava su More Magic non funzionava più niente. E però l'interruttore non era connesso a niente. Questa è una delle dei così delle comunque sostanzialmente quello che abbiamo è in un sistema operativo esiste un piccolo, nel caso di, per esempio, di Linux non è così piccolo, che è quello che si chiama il kernel. E poi tutto intorno al kernel ci sono i cosiddetti driver, no? Che cosa sono i driver? I driver sono pezzi di codice che servono a gestire le varie risorse. Per esempio, c'è un driver per il disco, un driver per la rete, un driver per le porte USB e così via, no? No, no, i driver non sono task. I driver, perché, vabbè, allora vi devo spiegare come funziona la faccenda. Questa è una caratteristica del kernel multics diventata poi. Il kernel vede qualsiasi cosa come scrittura e lettura da un file. Ok? Come se fosse un file. In realtà il driver converte questa lettura, perché il kernel funziona in una maniera abbastanza standard. E sono i driver che si adattano alle specifiche dell'hardware di riferimento. Infatti, cambiando hardware bisogna cambiare driver. Perché? Perché, per esempio, il driver video, no? Il kernel, quando io premo la A, gli dice scrivi una A da qualche parte sul video, ok? Quello che esattamente succede nel video è controllato dal driver, ok? Però il driver è quella parte di kernel che è proprio specializzata su una data scheda video, su un dato bridge USB, su un dato. Capite quello che voglio dire? Cioè, praticamente quello che hanno trovato il modo di fare una generalizzazione delle funzioni del kernel, che sostanzialmente consistono nel fare il task switching e poi ascolta, per esempio, qua c'è il driver della tastiera. Allora, questo raccoglierà i dati dalla tastiera, li passa al kernel, ok, e attraverso quello che si chiamano le chiamate sistema.
il quale lo passerà all'applicazione che sta girando. Le applicazioni stanno da tutta un'altra parte, le applicazioni si trovano tutto intorno. Mo perché ha fatto quel segno là? Qua ci sono le applicazioni, qua c'è, che ne so, Audacity. Allora, quando Audacity suona un file, che cosa fa? Fa una chiamata sistema al kernel, ok? Che va su, che ne so, adesso facciamo il driver audio, che a sua volta, no, veramente Audacity dice suona questo, il kernel prende questo, fa una chiamata sistema alla scheda audio e quella roba suona. Sembra incredibile, ma lo fa. Tutti questi processi sono estremamente complicati e dovete essere molto rispettosi dei vostri computer quando non funzionano, perché è normale che non funzionino, è troppo complicato tutta sta baracca. Però, per la maggior parte delle volte funziona e questo è già qualcosa che mi lascia alquanto basito. Cioè, veramente quello che succede dentro un computer durante il suo funzionamento, per esempio in questo momento, guardate in questo momento, abbiamo un browser aperto in cui siete voi connessi con n video, con n stream di video, eccetera, eccetera. Io vi parlo, voi persino mi sentite, cioè, sconvolgente questo, riuscire a fare questi stunt in questo modo. Ok, dunque Una Leo, cosa, sì. non vorrei interrompere, ma su GitLab il link che hai inviato a me mi dà un errore di not found, un 404. Come mai? È un problema mio? Oppure Aspetta un attimo ma che io credo sia un repository privato. Ah, privato, ecco, addirittura. questo. Io faccio i repository privati A me faceva fare l'accesso, quindi credo sia privato. e non mi dite niente. Aspetta un attimo che vediamo subito. Io lo volevo dire a fine lezione, non volevo interrompere. Ma no, vuol dire subito. Dunque, dove sta questo? Repository. No, settings, general integration. Pensavo fosse un problema mio, Davide, perché volevo appunto. Ho aspettato un attimo che finisse l'argomento. Ma non mi sembra privato, è privato? Aspetta un po'. Ah sì, urca. Aspetta, scusatemi, mi sono sbagliato. Forse l'avevo messo inizialmente privato perché no, sì, poi privato licenziato Creative Commons mi sembra un po'. Aspetta un attimo, come faccio a renderlo pubblico? Devo fare. Settings general. Visibility. Private, no, public. Questo è tutto public. Permesso? Public. Vai. Prendete e mangiatene tutti, questo. Grazie maestro. No, beh, ma ditemelo prima, io scusatemi, sono mortificato di questa cosa. Pensavo No, che. io stavo controllando che fosse tutto a posto, pensavo fosse un problema mio, del mio account, invece mi dava questo errore. No, Ha fatto ok. una settimana da politica Windows. Appunto, sono stato. Probabilmente adesso penserete chissà che cosa di me, se lo vuole vendere. Si Sì, vuole software rivendere proprietario. sul tuo Mi proprietario, mette eccetera, dei eccetera. Ecco, repository, fa i repository che bisogna pagare 9,99 euro. esattamente. Così farei 30 euro al mese, che invece compro gelato. Va bene. Allora, passiamo alle cose serie. Allora, che cosa succede quando parte il sistema operativo?
Cioè, il sistema operativo carica tutto, il kernel carica i driver, carica questo, carica quell'altro e poi che fa? Poi rimane là e dice: hai premuto un tasto? No, hai premuto ma già questo è piuttosto complicato. ci saranno infatti dei programmi che girano in background che noi non vediamo, cioè nel senso non so, sono privi di interfaccia comandi raggiungibili dall'utente, però che stanno là sotto, i demoni che prima citavo, se non sbaglio. E quindi noi non vediamo niente. Beh, in realtà ci sono dei sistemi operativi che fanno questo. Per esempio, se quando fate partire il vostro router di casa, quello è un Linux in piena regola tipicamente, perché e quello non vedete mica nulla. Quello girano tutti i suoi programmi che devono girare, partono. Tanti saluti, grazie, arrivederci e buonasera. Aspettate che salvo questa immagine così ne facciamo un'altra. 2000 e tac, questa. Ci mettiamo kernel e drivers, JPEG, no, PNG. E adesso ne facciamo una nuova e condivido lo schermo. Finisco questo e ne condivido un altro. Allora, quello che succede è che intorno al, diciamo, adesso rappresento il kernel con i driver tutti in un solo pallino che è il sistema operativo. Intorno al sistema operativo parte quello che si chiama la conchiglia. La conchiglia che cos'è? È un programma che gestisce l'interfaccia utente con il sistema operativo. Ok? Allora, adesso esistono due tipi di interfacce utenti. Le interfacce testuali, che sono le prime a essere comparse, e le interfacce grafiche, che sono quelle che normalmente voi vedete. Finalmente è qualcosa di cui vedete gli effetti esterni. Si vedono. L'interfaccia grafica è un software, un pezzo di programma che prende possesso della scheda grafica e attraverso il sistema operativo interagisce con essa e con tutte le risorse del sistema. L'interfaccia grafica, però, l'interfaccia grafica e interfaccia testuale fanno sostanzialmente le stesse cose, le fanno in maniera molto diversa, perché seguono delle metafore diverse. L'interfaccia testuale, che è la vecchia interfaccia, segue la metafora della macchina da scrivere, cioè uno scrive delle cose come se le scrivesse su un pezzo di carta con una macchina da scrivere. La differenza tra la macchina da scrivere e il computer è che questo pezzo di carta ti risponde delle cose. L'interfaccia grafica invece segue la metafora della scrivania, infatti chiamano sempre una qualche cartella che si trova sul disco, la chiamano scrivania, desktop, quello che è. Perché è l'interfaccia grafica che era stata creata prima dalla Xerox PARC, poi è stata rubata dalla Apple e poi è diventata l'interfaccia grafica comune. Ora, arriviamo al nodo cruciale
di queste lezioni di informatica di base. Mentre l'interfaccia grafica è un'interfaccia che è estremamente importante appunto, nell'uso comune del computer come appliance generalizzata, cioè come appunto una roba che ti serve per prenotare gli alberghi oppure per trovare la strada, oppure insomma, per fare tutte le applicazioni che conosciamo oggi. L'interfaccia testuale è un'interfaccia che diciamo si presta bene alle applicazioni professionali del computer, e una di queste applicazioni professionali è proprio nel computer, nella musica. Il fatto che nessuno di voi usi un'interfaccia testuale mi preoccupa notevolmente, non perché sia cattivo usare le interfacce grafiche, eccetera, eccetera, ma adesso quello che io vorrei riuscire a fare è farvi vedere quello che si può fare con un'interfaccia testuale e che non si può fare con un'interfaccia grafica. D'altra parte ci sono anche molte cose che si possono fare con l'interfaccia grafica che non si possono fare con l'interfaccia testuale e viceversa. Quindi voglio dire, la verità è che per esempio una buona combinazione delle due è una notevole, cioè consente un utilizzo abbastanza serio dei computer. Allora, per esempio, una delle differenze che c'è tra le interfacce testuali e le interfacce grafiche è che, per esempio, nello sviluppo di software o nella scrittura delle cose, l'interfaccia testuale è completamente è la morte sua, diciamo, nella scrittura, per esempio, di software e così via. Mentre l'interfaccia grafica ha un po' di problemi che vengono risolti con la creazione di ambienti integrati di sviluppo, quelli che si chiamano gli IDE, Integrated Development Environment, che sono, cioè, poi su questo si stabiliscono le guerre di religione, più bello questo e più bello quell'altro, va bene, ognuno poi si sceglie quello che vuole. Però ora vi voglio far vedere che cosa si può fare con un'interfaccia testuale, e per fare questo mi prendo mi condivido questo schermo qua. Va bene, naturalmente, come vedete, questa è un'interfaccia fintamente testuale, cioè è in parte testuale, ma è all'interno di un'interfaccia grafica, tant'è vero che io, per esempio, questa interfaccia la posso dividere in due, ecco, ogni tanto ci mette qua. Allora, quando partono le shell, le mie shell dicono delle cose, mi dicono delle cose. Se dice una cosa zozza, non vi scandalizzate. Va bene, ecco, dice delle stupidaggini in linea generale, che vengono da un database di stupidaggini. I softwareisti fanno anche Ma queste cose qua. questo database è open source? Certo, è Fortune, si chiama Fortune, ed è Fortune sono i Fortune cookies, quelli biscottini cinesi che hanno i foglietti, no? E uno chiama Fortune, Perfetto, grazie maestro. lui ti dice: se uno fa Fortune con l'opzione meno O, fa i Fortune osceni. Che però appunto sono stupidaggini, quindi
delle volte non sono nemmeno troppo sceni e così via. Ok, allora avete già visto quello che vi volevo spiegare. Nelle interfacce grafiche i comandi si scrivono con le dita, d'altra parte ne avete 10 di dita, invece di usarle con un moncherino e il mouse, nelle interfacce grafiche potete usarli per scrivere delle cose. Allora, cosa si scrive? Si scrivono comandi. Per esempio, se io voglio sapere, il comando più usato forse è ls, che sarebbe lista, che mi lista tutte le cose che ho in questa cartella particolare che sto guardando. Allora, questa è una cartella che sta nel mio disco, nel sistema. Io con l'altro comando pwd posso guardare qual è la cartella. Allora vedete che no, è un po' profonda perché io ho un disco che ormai saranno 40 anni che ho sempre lo stesso e quindi l'ho ordinato in cartelle, sotto cartelle, eccetera, eccetera. Ok. Quindi esistono una serie di comandi. Adesso qua sotto nella shell. Allora, no, scusatemi, bisogna dire che quando parte il kernel in un sistema testuale, lui fa partire quello che si chiama un emulatore di terminale, che sostanzialmente è il driver di terminale, che però in un sistema semigrafico come questo, per esempio, adesso è diventato un software, nel senso l'emulatore di terminale è un software come un altro, il quale all'interno del software fa partire un programma che si chiama Shell. Questa shell non è propriamente la shell di cui parlavo prima, ma è proprio la parte più superficiale della shell, è quella che viene in contatto con voi, perché io scrivo qua sopra e sto scrivendo dei comandi alla shell. La shell poi penserà che cosa fa. Per questo programma, questo ls, che mi fa la lista di quello che ho in questa cartella, è in realtà un programma, è questo programma qua che si trova qua, ok? E che si trova nella cartella bin e si chiama ls. Quindi quando io scrivo alla shell un comando, lui la shell lo va a cercare in uno delle cartelle. Dopo parleremo di come trova la cartella giusta, e lo esegue. Se io scrivo una roba a caso, lei prova a eseguirla e dice: purtroppo non l'ho trovata, non so perché, ma non c'è. Questo comando non esiste, ok? E probabilmente avrete avuto ok. Quindi vedete che la shell è un software che cosa fa? Sostanzialmente dà la mano a altri comandi. Ok? Qui in questo caso qua io per esempio ne ho due di shell, una sopra l'altra, sono due shell separate, io posso passare da una all'altra e fare e eseguire altri comandi. Questo per esempio mi permette di vedere quello che vi devo dire e che vi sto dicendo. Ok? Ora, i comandi da linea di comando si comportano in una allora no, scusatemi. Prima di tutto, allora, che cos'è la shell? La shell è sempre un programma, ed è, per esempio, questa si chiama la bash shell e si trova qui. È questa, ok? Io di bash shell ne posso far partire quanto me ne pare. Se io dalla bash shell gli dico bash, lui me ne fa partire un'altra. Adesso qua non vedete niente perché non vedete che sto uno sopra l'altro, ma ve ne accorgete se io esco da questa shell e mi ritrovo nella shell di prima. Ok?
Ok? Quindi posso benissimo far partire tante shell una sopra l'altra, non serve, tipicamente non serve, però volendo si può fare. Allora, una delle caratteristiche dei comandi da riga di comando è che i comandi da riga di comando sono il più piccolo possibile. Già questi per i miei gusti sono troppo grossi, per esempio ls-l, se io faccio con l'opzione -l mi permette di vedere la dimensione del programma e queste sono 138.856 byte, che non so perché deve essere così grosso, perché in realtà fa poco o niente se non guardare il contenuto della cartella. Naturalmente vi rendete conto che per guardare il contenuto della cartella lui deve fare una chiamata sistema al sistema operativo e farsi dare il contenuto della cartella dal sistema operativo, il quale gliela ridà e lui la stampa in questo modo qua. Cosa significano tutte queste altre cose? Ne parleremo, spiegheremo. Oppure se volete spiegare, questa è la data in cui è stato creato questo, in cui è comparso sul disco questo comando. Questo potrebbe essere la data in cui è stato aggiornato l'ultima volta. Questo è il proprietario del comando. Root nei sistemi Unix, root è il capo del mondo, è il capo di tutti. Io non sono root, io sono Nick B. Questa è la mia identità, sono l'ID 1000, eccetera, eccetera. Vabbè, ho accesso a un sacco di roba perché ci lavoro con questo computer, quindi devo accedere a un sacco di roba, però non sono root. Perché? Perché se sbaglio e cancello tutto il sistema, lui non me lo fa fare perché se io provo adesso dico basta, sono impazzito, voglio ri rimuovere bin ls, adesso sta a vedere che ce la faccio per rimuovere. Controllo sia. Sì, è una roba, se gli dico, ma e lui mi fa, ma veramente lo vuoi? No, aspetta che questo. No, no, il bello è che no, mi sta chiedendo, ma non dovrebbe nemmeno chiederlo, mi dovrebbe dire che non. Che no, che non me lo fa fare. Adesso mi preoccupa un po' questa cosa. Fatemi fare una Sicuramente non prova. è che contro l'eutanasia, cioè lo fa, se gli dici sudo lo fa, Ah, sì, stai zitto, se gli lo fa. dici di farlo, lui lo fa. Beh, per esempio. Certo, lui interviene e ti dice: ma sei proprio sicuro di quello che stai per fare? No, ma lui qua mi ha fermato, però aspetta, va, facciamo una prova. Facciamo una copia di ls. Ma ci vediamo. No, no, beh, la copiamo qua ls. Lo copiamo qua. Ok? Allora qua mi chiede una password per farlo. E io l'ho copiato qui, eccolo qua, sta qua. È Vogliamo di proprio proprietà provare di suicide root. solution. Eh? Vogliamo proprio provare suicide solution di Ozzy Osbourne con. Non so di che cosa state parlando, mi Era una dispiace. battuta su niente. Siete troppo nerd per me, io non ci capisco una mazza di sta roba. Adesso provo a rimuoverlo, non è mio, vedete che questi sono file di mia proprietà, sono di Nick B, gruppo Nick B, questi sono roba mia, se li cancello è finita, non li trovo più, ok? Ma questo qua, ls, non è di mia proprietà. Prova a cancellarlo e dice, ma lo vuoi proprio? Sì, lo voglio proprio. Oh, me l'ha rimosso, disgraziato. Ma io che posso? Sono così potente? Ma allora mi ricredo, Certo, scusatemi. gli avevo detto non rischiare, No, non meno male che non rischiare. ho rischiato. Ma no, nel senso che ls ce l'ho ancora. Però devo rivederla questa cosa perché non è possibile che io possa rimuovere roba di root. Cioè, si vede che ho dei superpoteri che non ho, che non so. Perché non ho fatto nessun sudo. Quando io faccio sudo acquisto dei superpoteri. Ma se no, niente. Va bene, lasciamo perdere Non l'esperimento. diceva usato SU.
aveva dato su, poi magari qualche giorno fa si era dimenticato e era No, no, ma io sono... No, 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 assolutamente. Io qua sono Nick B, non sono... Cioè, ho accesso a sudo perché è il mio computer, vorrei pure vedere che non controllo quello che succede. Però non lo uso mai, perché, appunto, adesso lo so e devo pure stare attento che ruspo via qualcosa per sbaglio. Comunque, va bene, lasciamo perdere questo esperimento non riuscito. Cancellate qualsiasi cosa vi abbia detto e passiamo a un altro argomento. I comandi della linea di comando sono comandi generalmente molto leggeri e molto piccoli, e la strategia è il divide et impera, cioè un comando fa una sola cosa, la fa magari molto bene, però fa solo quello. E poi i comandi si possono connettere tra di loro. Allora, questa cosa qua è un fatto fondamentale delle shell testuali e che è molto molto utile. Quando io qualsiasi cosa in un sistema di tipo Unix, ma comunque ormai è abbastanza... qualsiasi forma di scrittura e di lettura è come se io scrivessi dentro un file. Ogni comando, quando parte, ha sostanzialmente tre file aperti. Ok? Ha un file di standard in che generalmente è collegato alla tastiera, ok? C'ha un file di standard output che è generalmente collegato al terminale, cioè il comando piscia fuori sullo standard output, non devo dire parolacce, vabbè. E poi c'è un altro file aperto che è lo standard error, ok? Lo standard error è separato dallo standard output, perché se uno, come vedremo, ridirige il comando, lo standard output, e però il comando ha degli errori, allora comunque vede l'errore sul terminale. Ok, adesso questo lasciamolo da una parte. Ricordatevi che ci sono sempre questi tre file aperti, poi vi mostrerò come si possono usare queste tre cose. La cosa importante adesso è questa, che i comandi hanno anche dei valori di ritorno. Cioè, quando escono, qua per esempio, il comando ls stampa questa cosa e esce, per cui mi ritorna il prompt della riga dei comandi pronto a ricevere altri comandi. Quando esce ls, esce con un valore di ritorno del comando che è generalmente 0 quando il comando non ha avuto errori e che è non 0 quando il comando ha degli errori. Adesso poi vi dirò che cos'è quello che ho fatto. Vi ho fatto vedere che il valore di ritorno è 0. Se io faccio questo, che mi genera un errore, adesso vediamo, ecco, mi ritorna con 2, e 2, se vado a leggere nel manuale di istruzione dei comandi, mi dirà file not found, ok? Perché gli ho detto di elencarmi un file che non esiste. Ok? Quindi i comandi in linea generale funzionano tutti così. È un po' strana questa cosa, no? Perché generalmente 0 viene identificato, per esempio nel software viene identificato come valore falso, quindi si presupporrebbe che l'errore dovrebbe essere, cioè che un programma giusto tira fuori un valore vero,
e non falso. Però nella shell questa cosa è invertita, perché in realtà c'è un solo modo in cui il programma può essere giusto, cioè non avere errori, mentre invece può avere tanti errori diversi. Per esempio, se io faccio ls-, boh, non lo so, q, che è un'opzione che forse non esiste, però non lo so perché ce l'ha tutte le opzioni. Ecco, vedi, ce l'ha, per cui questo ritorna a zero. Vediamo un po', ls-, punto esclamativo. Ecco, mi ha detto invalid option, adesso il valore di ritorno è sempre 2, niente, quindi ls, qualsiasi sbaglio sia, torna sempre 2. Va bene. Altri programmi tornano valori diversi, ritornano valori diversi a seconda degli errori che fanno. Ok? Adesso la cosa interessante delle shell, oppure diciamo delle shell intelligenti, è che per esempio, se io voglio mandare l'output di un programma, ecco, per esempio, io ho questo, ls-1 me li elenca uno dietro l'altro, no? Adesso, per esempio, voglio vedere soltanto, mettiamo conto che ho, no, facciamolo così vi rendete conto di quello che dico. Non bin bin, ma così. Ok, qua c'è un sacco di programmi, ok, dentro questa cartella bin, e voglio vedere soltanto quelli che cominciano con la H, per esempio, tanto per. Allora, che cosa faccio? Posso fare così e guardare, andare in giro, eccetera. Oppure posso mandare l'output che altrimenti va allo schermo, invece posso ridirigerlo verso un altro programma che cerca tra le stringhe che gli mando. Adesso questo non sa più che si tratta di programmi o di qualsiasi cosa. Cerca tra le stringhe che sia quello che io gli chiedo di cercare, per esempio i comandi che cominciano con la H, che sì, è una cosa che si scrive così. Ecco, non ce ne sono. J per esempio, manco quelli, oh, che non ce n'è manco uno con la B, no, mi sto sbagliando. Ah no, no, scusatemi, è che non stavo guardando in slash bin, manco questi ci sono, con la J ci staranno, manco. La B, ma che non funziona più niente, ve volevo fare. Questi sono tutti i comandi che contengono una B, ma non è meno L. Aspetta un attimo, ecco perché. Ecco perché. Ecco, per esempio, tutti i comandi che cominciano con la H vado a vedere, cioè ACI config e hostname. Dio sa che cosa sono questi. Beh, hostname lo so, ma sono comandi chiamabili, ok? Oppure posso fare tutti i comandi che cominciano con BA, no? Bash per esempio, e così via. Ok? Tutti i comandi che cominciano con una L e contengono una S, per esempio, posso fare ricerche varie. Ok? Cosa sto facendo qua? Qua sto facendo sto ridirigendo l'output di ls dentro un altro comando, il quale ha collegato il suo standard in, cioè il file di standard in, all'uscita del comando. Questo è come appunto mettere un cavo che esce fuori da ls e entra dentro grep.
l'uscita di ls la ridirigo dentro grep, ok? Che è un altro comando che poi vedremo. Però, per esempio, se io adesso faccio questo, ma cerco un file che non esiste, quindi lui mi darà un errore. L'errore me lo sta dando, non lo passa a grep, lo fa uscire sullo standard error, ok? Su un altro file separato. Ok? Per esempio, questo lo posso vedere dal fatto che se io qua ridirigo lo standard error, vabbè, no, adesso questo è un po' complicato, però posso dire, no, che faccio qua? No, non è questo. Questo lo metto dentro un file, non lo vedo più, ma dentro il file c'è l'errore che c'era prima. Cioè, sostanzialmente, siccome 0, 1 e 2 sono i file descriptor di standard in, standard error, standard out e standard error, ho preso standard error e l'ho cacciato dentro un file. A questo punto, nella mia cartella ci sarà anche il file che mi affretterò a rimuovere e che contiene l'errore. Capite perché uno separa lo standard output e lo standard error? Per poter salvare gli errori separatamente dallo standard output. Tutto chiaro fino a qua? Ok, in questa cosa avete visto che, per esempio, se io voglio mettere l'output di questo comando dentro un file, ok? Basta che faccio superiore, metto l'operatore superiore, che vuol dire metti l'output, lo standard output dentro un file che chiamerò file, e a questo punto io mi trovo un file. Nel frattempo avete notato che c'è questo comando cat, che in realtà è un concatenatore. Lui mette dentro. Lui vi fa vedere sul terminale tutto quello che sta scritto dentro il file. Ora notate che se io posso ridirigere questo dentro un file che si chiama file, e non c'è più finia, come si dice come si dice in Veneto. E adesso possiamo rimuovere brillantemente tutto. RM è il comando che rimuove la roba. RM non è come i vostri comandi, metti nel cestino, poi dopo vediamo, forse lo svuoto, forse. RM ruspa, via, basta, finito. Se proprio uno vuole essere coccolato dal sistema, fai RM meno interattivo, meno I, e quando lui chiede: ma lo devo proprio rimuovere? Ed ecco, l'ho scritto, vorrei rimuoverlo, yes. Ecco, sì. E fate conto che il sistema Unix e queste shell, eccetera, eccetera, sono fatte dai programmatori per i programmatori. Quindi i programmatori dicono: so quello che sto facendo. Se gli chiedo di rimuovere il file, io piglio e lo rimuovo senza troppe carinerie. Naturalmente, questo ha pregi e difetti, bisogna stare attenti. È tutto chiaro sul piping e sulle ridirezioni? Ok. Allora, una cosa che non ho detto è che spesso e volentieri il valore di ritorno, di un comando si può usare come true false per
per fare delle cose. Per esempio, adesso c'è un altro comando che si chiama eco. Eco fa questo, fa l'eco. Non è molto intelligente, no? Però questa cosa qua, per esempio, si usa spesso nel fare i comandi per ma sono le 5:05, ragazzi, non mi dite niente. Vagamente interessante. Vabbè, chiudo questa cosa. Per esempio, se io faccio questo comando qua e poi però gli dico se questo comando qua è giusto, cioè va a buon fine, fai, cioè questo significa e fai questo comando qua e se va a buon fine fai questo. Ok? Allora lui fa il comando, lo esegue, fa la lista dei file perché ls questo è quello che fa e poi alla fine dice ciao. Se io però per esempio sbaglio questo comando, no? E gli faccio fare una cosa che lui non fa, quindi fa un errore, lui mi dice l'errore e non mi dice ciao perché l'ampersand non è passato. Siccome il valore di ritorno di ls non è quello giusto, il comando non viene eseguito il secondo comando. Ragazzi, ho fatto la metà delle cose che volevo fare, ma non è colpa mia che mi perdo in troppi dettagli. Quindi, maestro, in breve si possono usare gli operatori logici all'interno della shell come se non ci Sì, fosse. c'è anche questo che è il contrario, OR, no? Invece che AND usi OR, quindi se fallisce lui dice ciao, no? E se non fallisce, non mi ricordo, non lo dice. Perché nell'operatore OR uno dei due, basta che uno dei due abbia successo. Se c'ha successo il primo, non fa il secondo. Ok? Questa è la sostanza della cosa. Bene, siamo arrivati qua e ci fermiamo qua e dopodiché ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Spero, se ci sono domande, è il momento di farle. È tutto chiaro? Avete già aperto le vostre shell? State usando le vostre shell a manetta? Io, maestro, ho una domanda su quando parlava prima del kernel mode e del, cioè, ha detto kernel mode e user mode. Dunque, e poi aveva detto del task switching e aveva fatto un'analogia tra il task switching e il kernel mode. Cioè, quindi il kernel mode è esso stesso il task switching o il contrario, oppure uno è dentro l'altro? No, il task switching viene fatto sempre in kernel mode, ma il kernel mode non è soltanto ristretto al task switching. Ok, quindi il Guardate, kernel mode contiene il task switch. del kernel mode vi potete accorgere in certe situazioni. Per esempio, se vi si pianta per un qualche motivo, hardware, eccetera, eccetera, il disco, no? Il disco viene sempre letto e scritto in kernel mode, ok? Quando il computer si pianta, cioè voi dite è morto, non fa più niente, tipicamente quello che succede è che si blocca in kernel mode, non riesce a uscire dal kernel mode e per cui non ridà più la mano a nessun task. Capite quello che voglio dire? Cioè, se il sistema operativo si blocca in kernel mode, è finita, non ne esce più. Questo non è un kernel panic, ma è una situazione in cui il computer diventa non responsive a qualsiasi input. Ad esempio con Capite? Raspberry queste, cioè, ok,
capitare, se uno vuole avere un esempio pratico, non so se a me è capitato, forse sì, però un'installazione fatta male, qualcosa fatta male, siccome lui fa vedere mentre sta caricando il kernel, se si impalla si vede. Insomma, lo provino. Vabbè, durante il boot può succedere di tutto perché durante il boot il kernel non è ancora entrato in funzione. Cioè, a fine boot il kernel diventa multitasking. Durante il boot è monotask il kernel perché non può fare altro che caricare tutti i driver, caricare tutto quanto, quello che deve caricare, eccetera, eccetera. Il kernel gira praticamente tutto in RAM, quindi è tutto caricato in RAM. Capite? Però questo un attimo, una confusione sul multitasking. Lei ha detto che i computer hanno una velocità pazzesca, però eseguono una cosa per volta, cioè gli interruttori possono avere un solo stato alla volta, giustamente. Certo, Quindi assolutamente. in che senso multitasking? È un modo per dire che in realtà Che ho più operazioni. a te sembrano multitasking, in realtà Ah, sono ok. tutti monotask. Sì, ho capito. Ora, questo è vero fino a un certo punto, perché adesso ci sono le multi CPU, no? Ah certo, cioè se io creo un computer che è composto da una sorta di cluster Beh, tutti, adesso ormai sono tutti così, come minimo ce ne abbiamo 4 di CPU che vanno avanti. Perché? Perché hanno trovato, perché allora, tutta questa cosa un riflesso storico dietro. Noi stiamo arrivando alla velocità limite dei computer e anche alla... Cioè, la velocità limite è la velocità della luce, no? Non mi ricordo adesso a che velocità stanno andando in questo momento le CPU, ma comunque stiamo cominciando a avvicinarci seriamente. E anche nella microelettronica stiamo raggiungendo le distanze minime possibili, no? Cioè, è difficile perché uno dei... La velocità è legata molto alla velocità dei circuiti con le distanze, connessa con le distanze. Arrivando al limite di queste possibilità, l'unica strada, cioè una strada possibile, è quella di moltiplicare le CPU, cioè le CPU, dato che comunque i sistemi sono tutti multitasking, allora è facile, non è facile per niente, ma diciamo che è facile adattarli a fare tante cose alla volta, cioè ad assegnare le tante cose da fare a computer diversi, a CPU diverse. In realtà è sempre il sistema operativo che gestisce tutto questo e che assegna i task da fare a CPU diverse anche in maniera dinamica. Okay? Delle volte un task lo dà uno, un task lo dà l'altro. Se voi guardate come funzionano i vostri computer, se voi seguite l'andamento delle CPU e cominciate a far andare delle task, per esempio, che li caricano, vedrete che questi task non è che vanno sempre su una sola CPU, vanno su tanti. Poi adesso cominciano a comparire anche le applicazioni multi CPU, tipo Octave o MATLAB o queste applicazioni qua che si distribuiscono su tante CPU. Le applicazioni multithreading tipicamente riescono a usare più CPU a seconda di quello che devono fare. Ok? Ok, perfetto. Comunque in breve il computer non può superare la velocità della corrente, quindi là, diciamo. Beh, allora, tutte le operazioni vengono fatte a ciclo di clock, quindi l'orologio dei computer di solito adesso su cosa si aggira? Non lo so, su un giga.
giga e 3, un giga e 7, erano saliti molto, erano andati fino a 7-8 giga, ma poi c'è un problema grosso anche di consumo di risorse, cioè di consumo di elettricità e di riscaldamento. Io non so se vi ricordate, ma io ho avuto dei computer che mi ci cuocevo le mani sopra perché scaldavano molto, i Pentium 3, roba vecchia, insomma, di 20-30 anni fa, forse Adesso siamo poi arrivati lì ai 3-4 giga, che girano i moderni no. computer. Ma tipicamente però questi computer, per esempio, io adesso ho un computer che è completamente freddo. Mi pare che giri su 1,3, 1,5, non girano a velocità pazzesche, però parallelizzano molto. Vuoi Capite? dire un'eresia, ma io credo faccia 4,3 GHz il fisso con un Intel Core i9K, ma leggermente overclockato. Ah, tu stai lì che fai come No, le no, Abarth 595 Giannini, proprio che trucchi i computer. l'Intel Core, scusate, l'i5 in realtà 9K, quindi manco i9, i5, quali i9. Però io pure lo stesso alla fine, c'è un vecchio FX dell'AMD che gira sui 4,2 GHz E overclockato, una roba scalda? del genere. Scalda? Allora, il mio abbastanza, perché uso pure un dissipatore abbastanza vecchio e economico, quindi sì, diciamo di sì, però è relativo, insomma. No, invece io me la cavo con un i9 Extreme che gira sui 3 GHz di base frequency quando è in turbo per 60. Ma come? Gira più Fichissimo. lento del mio Ioni 5, ti hanno fregato i soldi. Guarda che l'i9 Extreme spacca abbastanza. No, È vabbè, ma meraviglioso questo fatto che facciamo a chi ce l'ha più grosso. Questa cosa. non ti serve, in realtà ti serve il Raspberry, come ho detto l'altra volta, musica si fa lì. Beh, io sappiate che io i computer li compro a peso, cioè se pesa più di 8 etti, cioè c'ho un po' di. Pertanto posso aspettare, se ci mette tempo posso sempre aspettare. Questo è un altro dei vantaggi delle interfacce testuali. Se pesa 8,5 lascio. Sì, appunto, quando vado al negozio dice, ma quanto pesa sta affare? 8,5 etti, che faccio? Lascio? Vabbè, me lo incarti, va, me lo porto via. Va bene, ragazzi, è stato meraviglioso stare qui con voi oggi pomeriggio, vi auguro una buona serata. Compito della prossima settimana mi pare di cancellare Ecco appunto, no, la prossima settimana adesso mi cercherò di capire perché riesco a cancellare tutto sul mio computer come se niente fosse. Non dovrebbe essere così, dovrei essere più protetto. Va bene? Grazie, arrivederci maestro. Grazie mille, ma Arrivederci arrivederci. maestro, grazie. Arrivederci.